Mediterraneo arriva a Reggio Calabria al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, una mostra di elevatissimo spessore culturale, editore Giorgio Mondadori, due cataloghi importantissimi che ci raccontano la storia dei popoli, storia delle lingue, storia delle diverse culture, insomma la storia di un'area geografica importante come quella del Mediterraneo. Il Reggio Calabria si candida ad essere sempre più luogo centrale dell'area del Mediterraneo attraverso le iniziative di elevato spessore culturale che stiamo promuovendo, attraverso tutta l'attività sinergica che stiamo ponendo in essere mediante una serie di eventi con tutti i livelli istituzionali del nostro territorio e non solo. Ecco, un appuntamento importante e di qualità per il nostro territorio che ci proietta ancora una volta e sempre di più verso una dimensione culturale alta. Bellissimo momento oggi pomeriggio con Carlo Motta e Gianmarco Puntelli con la presentazione appunto dei due volumi che rappresentano un po' quelle che saranno le opere che verranno esposte da partire da domani presso il Palazzo della Cultura. Presenteremo appunto in questa conferenza stampa domani mattina alle 11 e poi un secondo volume, quello appunto di Gianmarco Puntelli, del professore Puntelli, che invece parla del nostro Mediterraneo, quanto bene vogliamo al nostro Mediterraneo e delle opportunità che lo stesso ovviamente rappresenta per tutto il nostro territorio. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Franco che ha seguito per conto della città metropolitana da ormai 2 anni a questa parte questo lungo processo che vede oggi trovare conclusione. È un momento importante di sinergia anche con la Mondadori, che ha voluto fortemente appunto rendere partecipe di questo progetto la città metropolitana, e ovviamente noi siamo orgogliosi di averne fatto parte. Questo ovviamente è un ulteriore tassello che si inserisce nel 50° dell'anniversario dei Brozzi di Riace, in un momento molto ma molto importante. Cade oggi in una giornata molto particolare per il nostro territorio, nelle festività, nell'organizzazione delle festività mariane, e per dopo 3 anni riprende appunto la nostra classica processione, e questa manifestazione importante culturale cade a pennello in un momento appunto molto ma molto particolare, molto atteso da tutta la cittadinanza. La mostra d'arte Mediterraneo arriva al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi per celebrare il 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Un appuntamento culturale di elevato spessore che proietta il nostro territorio verso, come dire, strategie, verso politiche culturali che sono la nostra scommessa di fatto, quello che abbiamo cercato di fare con grande determinazione e con grande passione in quest'anno con l'amministrazione metropolitana. Siamo contenti che arrivino a Reggio Calabria così tanti artisti da tutto il territorio nazionale, siamo contenti di questa collaborazione con Edizione Giorgio Mondadori e siamo contenti davvero che la nostra città si possa aprire ad eventi di respiro nazionale e internazionale proprio come questo. E devo necessariamente dire che il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, assieme a tutte le altre attività che abbiamo promosso e stiamo promuovendo, è davvero il centro culturale della nostra attività politica, della nostra attività amministrativa, e all'interno di questo palazzo l'attività culturale che stiamo promuovendo possiamo dire davvero che è di elevato spessore culturale.